E se fosse stato Adolf Hitler a ottenere per primo la bomba atomica e a colpire magari con quella Londra o New York, quanto siamo andati vicini al rischio di vedere il mondo conquistato dai nazisti e trasformato in una terrificante distopia? È quello che cercheremo di scoprire oggi insieme a Strane Storie. Bisognava che la battaglia tra i signori del sottosuolo e i piccoli uomini della superficie, tra le oscure potenze e l'umanità in progresso, fosse conclusa a Hiroshima, dal segno chiaro della potenza indiscutibile. Queste le parole terribili che utilizza un classico della letteratura pseudoscientifica, Il mattino dei maghi, pubblicato nel 1960 dai francesi Jacques Berger e Louis Pauvel. Per questi due autori, l'uso delle bombe atomiche americane a suggello della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale era stato il segnale di una specie di lotta apocalittica descritta da un evento degno della posta in gioco. Ma se fosse andata diversamente? Se a usare le atomiche fossero state i nazisti? No, non sta per iniziare un episodio incentrato su una storia alternativa a quella reale. Questa puntata di Strane Storie racconterà un'altra cosa, la storia vera e le leggende nate intorno a una possibilità mai diventata concreta, vale a dire la storia della bomba atomica di Hitler e dei suoi apprendisti stregoni. Bentrovati naviganti del mistero e dell'insolito, io sono Massimo Polidoro e vi do il benvenuto a un nuovo episodio di Strane Storie, la mia serie che ogni venerdì alle 13.30 ci conduce a indagare con gli strumenti della scienza e della razionalità, enigmi e credenze ai confini del reale. Come forse ricorderete, all'inizio di questa stagione ho lanciato un appello. Facciamo un salto di qualità. La mia stanza delle meraviglie inizia a starmi un po' strettina. Abbiamo bisogno di uno studio vero e proprio per le riprese, dove poterci organizzare insieme ai miei collaboratori per creare nuovi progetti. Se vi piace quello che io produco, se apprezzate il lavoro che faccio, l'appello è quello di unirvi oggi stesso a me e agli altri naviganti sbarcando sulla mia isola del mistero, la mia pagina Patreon che ci permette di sostenere i costi di tutto quello che realizzo e che condivido gratuitamente con tutti. Siamo partiti con circa 350 naviganti, l'obiettivo di arrivare almeno a 500 sostenitori. Oggi abbiamo superato i 450-460, l'obiettivo si sta avvicinando sempre di più. E dunque vi invito a scendere sull'isola per scoprire i tantissimi contenuti esclusivi, i video, gli approfondimenti, i dietro le quinte, i file da scaricare, i documentari. Insomma, ci sono più di 300 spunti, 300 elementi e ogni settimana poi continuo ad aggiungere di nuovi a cui potete fare riferimento, che vi potete guardare, gustare, rivedere tutte le volte che volete. Inoltre troverete una comunità di persone entusiaste, appassionate, divertenti e potrete accedere a una chat esclusiva su Telegram. E insomma, se l'idea di sbarcare sull'isola del mistero è qualcosa a cui magari avete ogni tanto pensato, beh, questo è il momento di farlo. Non ve ne pentirete. E ora cerchiamo di capire se il mondo ha rischiato per davvero di finire soffocato dal Reich millenario vagheggiato dalla follia di Hitler. Quanto erano vicini i nazisti verso la fine della guerra a disporre di una o più testate nucleari? Erano davvero prossimi a utilizzarle? Erano in grado di risolvere i mille problemi che comportava un'impresa del genere? Prima di tutto occorre capire se i progressi scientifici degli scienziati tedeschi erano paragonabili a quelli che nei primi mesi del 1945 stavano rapidamente macinando il fisico Robert Oppenheimer e la squadra del progetto Manhattan, che lavoravano in gran segreto nel deserto del Nuovo Messico. Cominciamo dunque ritornando alla situazione in cui si stava svolgendo quella gara, diciamo così. Nel corso del 1944, il sesto dall'inizio della guerra,
I tedeschi avevano messo in servizio quasi in contemporanea il primo grande missile balistico della storia, la V2, un missile antinave lanciabile dagli aerei, l'Henschel 293, e anche un aereo multiruolo a reazione avanzatissimo, il Messerschmitt 262. In più, era dalla fine degli anni 30 che le dicerie, le indiscrezioni relativamente a una scienza quasi satanica che i nazisti sarebbero stati in grado di dominare erano diffusissime. Ma vediamo più da vicino, documenti alla mano, a che punto erano arrivati per davvero i fisici e i militari tedeschi. Sulla carta, agli inizi della guerra, la Germania nazista sembrava avere buone prospettive nella ricerca atomica. Alla fine del 1938 il chimico Otto Hahn aveva scoperto la fissione nucleare, cioè il processo di divisione del nucleo atomico, che costituiva la base di partenza per giungere a liberare energie sino ad allora inimmaginabili. Fu grazie a questo vero e proprio successo che nell'aprile dell'anno successivo un gruppo di fisici guidati da Georg Jus informò il Ministero del Reich per l'istruzione, annunciando che sembrava delinearsi una tecnologia dal grande potenziale militare. Per questo chiedevano il permesso e i finanziamenti per lavorare alla macchina che sarebbe stata necessaria per riprodurre a piacimento la fissione. Si trattava, insomma, di realizzare un reattore nucleare. Ebbene, già a questo punto per i fisici tedeschi iniziarono i problemi. Le autorità erano rimaste colpite dalle novità ed erano interessate alla prospettiva di sviluppare l'atomica. Ma lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale era ormai alle porte e per questo nel giro di pochissimo tempo, nell'agosto del 1939, diversi membri di questo nuovo gruppo, che era stato denominato Uranverein, ossia Circolo Uranio, furono distratti dal progetto e chiamati a lavorare nella più tradizionale industria bellica. Questo primo gruppo, insomma, dovette interrompere le ricerche a meno di 6 mesi dall'inizio, malgrado il lavoro iniziasse a dare dei frutti promettenti. E tuttavia, anche se per il momento il progetto era quasi tutto sulla carta, i fisici nucleari tedeschi riuscirono a formare rapidamente un nuovo, secondo gruppo di studio, un secondo Uranverein, e stavolta sembrò che le autorità centrali avessero le idee più chiare su dove avrebbero potuto condurre le elucubrazioni, forse un po' esoteriche, di quel nucleo ristretto di scienziati. Da allora, per quasi 3 anni, la scienza tedesca cercò di percorrere la strada che avrebbe dovuto condurre alla produzione di un ordigno atomico. Anzi, dal Ministero dell'Istruzione, la competenza per la questione passò al neonato e più innovativo Consiglio delle Ricerche del Reich, proprio per dare maggiore autonomia agli scienziati che lavoravano alla bomba. La sezione dedicata alle ricerche di fisica nucleare fu assegnata a un fisico di valore, Kurt Dibner, ed è proprio esaminando le carte relative a Dibner che si capisce il primo motivo per il quale la ricerca atomica tedesca non riuscì mai a decollare. Dibner, infatti, entrò in contrasto personale con un altro gruppo di scienziati che avevano a capo uno studioso ancora più prestigioso di lui, cioè il professor Werner Heisenberg, premio Nobel per la fisica nel 1932. A metà del 1942 i dissapori diventarono scontro aperto ed Heisenberg fu messo al comando delle ricerche per volontà diretta di uno degli uomini più potenti del Reich, il ministro degli armamenti Albert Speer, al quale Heisenberg aveva spiegato di persona che l'arma atomica era fattibile. Tutto bene per i nazisti allora da quel punto in poi, ma nemmeno per sogno, perché Heisenberg era convinto sì che alla bomba ci sarebbero arrivati, ma sapeva anche che non sarebbe stato possibile giungervi prima di 3 anni, cioè, nella migliore delle ipotesi, fino alla seconda metà del 1945. In realtà, a quanto pare, Heisenberg non aveva ancora ben chiaro quali fossero le quantità di uranio necessarie per raggiungere la massa critica, cioè a quanto ammontava il materiale necessario per fare in modo che una reazione nucleare si avviasse in maniera autonoma. La conseguenza fu che con l'arrivo di Heisenberg fu disposta una paradossale riduzione degli sforzi e una contrazione dei fondi destinati alla bomba. Sì, è vero, prima o poi si sarebbe arrivati senz'altro all'ordigno micidiale, ma per Berlino, nel frattempo, era meglio che l'industria si concentrasse su altre armi innovative
avanzate, potenti, anche se non definitive come l'atomica, ma di più immediata utilità sui campi di battaglia. In primo luogo, negli scontri colossali che si susseguivano negli spazi immensi dell'Unione Sovietica. Ma anche se non fosse andata così, c'è da tenere presente un altro fatto importante. Persino quando verso la metà del 1942 il programma nucleare tedesco raggiunse il suo culmine, le sue dimensioni rimasero comunque piuttosto modeste. Sono stati fatti dei conti e si ritiene che l'Uranverein ebbe a sua disposizione non più di 70 scienziati al massimo, e di questi soltanto una quarantina usavano più della metà del loro tempo di lavoro per la ricerca sulla fissione nucleare, cioè sul processo centrale per arrivare a un ordigno. E dopo quel periodo di relativo fulgore, come si è detto, il numero degli scienziati che se ne occupavano iniziò a ridursi. Se poi confrontiamo gli stanziamenti economici messi a disposizione dai tedeschi con quelli investiti dagli americani che lavoravano alla loro bomba, la differenza diventa ancora più impietosa. Lo storico della scienza Klaus Henschel si è divertito a spulciare i documenti relativi ai fondi spesi in Germania e in America. Beh, ai valori del 2022 gli americani spesero in totale 32,2 miliardi di dollari, i tedeschi appena 32,2 milioni. Pensate, per ogni dollaro speso dai tedeschi, gli americani ne spesero 1000. C'è un episodio molto particolare, quasi sconosciuto dai più, che conferma ancora una volta quanto fosse precaria la condizione del programma nucleare tedesco e al tempo stesso quante cose decisive per il futuro stavano accadendo senza che nessuno nel mondo ne sapesse nulla. È il 23 giugno del 1942. Siamo a Lipsia, città della Sassonia, nella parte orientale del Reich tedesco. La città è ancora largamente al riparo dalle incursioni aeree avversarie anglo-americane, mentre il fronte orientale, quello sovietico, è lontanissimo e da lì l'offesa dei bombardieri non può arrivare. Anche per questo è proprio in quella città che l'Uranverein per la ricerca atomica ha installato il laboratorio nel quale si trova il più avanzato reattore nucleare sperimentale nazista, il modello L4, il quarto cioè di una serie, grazie al quale i fisici tedeschi sperano di arrivare prima o poi alla fissione dell'atomo. Quel giorno, nella struttura in cui opera lo stesso Werner Heisenberg, viene messo in atto un esperimento cruciale, dal cui esito risultano segni chiari del fenomeno della generazione di neutroni. È l'indizio che finalmente si può procedere più spediti verso la fissione vera e propria. Ma qualcosa va storto. Alla fine dell'esperimento, i tecnici temono che ci sia una pericolosa perdita di acqua pesante. L'apparato viene ispezionato, ma nel corso delle operazioni ecco un'infiltrazione d'aria. Da lì si innesca una reazione con le polveri d'uranio. L'acqua prende a bollire, generando una pressione di vapore tale da provocare uno scoppio colossale che manda in pezzi il reattore. Le polveri d'uranio si diffondono nel laboratorio e l'incendio si propaga alla struttura. I danni sono gravissimi. Non soltanto il reattore è distrutto, ma sono andate perse tonnellate di acqua pesante, di uranio arricchito. Per la fisica tedesca è un vero e proprio irrimediabile disastro. Naturalmente l'accaduto sarà avvolto nel massimo segreto. Nessuno, tantomeno la popolazione della zona, sarà avvertita di quanto accaduto. Le conseguenze dell'incidente saranno duplici. I tedeschi non disporranno mai più di un reattore sperimentale avanzato come quello e in sostanza non riusciranno più ad andare avanti con i loro test. Ma quel giorno a Lipsia accade anche dell'altro, un evento storico per il nostro tempo. L'esplosione del reattore L4 rappresenta infatti anche il primo incidente nucleare, assai prima che si verificassero disastri di grandi proporzioni come quello inglese di Sellafield del 1957, quello americano di Three Mile Island del 1979 o quello giapponese di Fukushima del 2011, per non parlare naturalmente del peggiore di tutti, quello di Chernobyl del 1986. E insomma, senza che nessuno ne sapesse niente, il 23 giugno del 1942 il mondo conobbe per la prima volta i rischi della dispersione su grande scala di materiali radioattivi generati dall'uomo. Per stabilire un punto fermo,
ci tornano utili ancora una volta le ricerche dello storico tedesco e fisico Klaus Henschel, che così ha concluso riassumendo gli esiti dei suoi studi comparativi sui programmi atomici contrapposti, quello nazista e quello alleato. Al confronto con gli sforzi americani e britannici uniti insieme nel progetto Manhattan, che oggi rappresentano un esempio fondamentale di Big Science, il progetto Uran-Verein tedesco costituì appena una specie di lavoretto casalingo. Era una rete decentralizzata di ricercatori con priorità di ricerca diversissime l'una dall'altra. Dal lato americano invece c'era un grande lavoro di squadra e dal lato tedesco soltanto competizioni mortali, rivalità tra individui, scontri continui per spartirsi le poche risorse disponibili. Mentre i nazisti disperdevano le loro poche energie in direzioni diverse, americani e inglesi mettevano dunque in piedi un'iniziativa di ben altra portata, il progetto Manhattan. Fu quel progetto a portare l'umanità a disporre della terribile bomba atomica e allo stesso tempo all'energia atomica per usi pacifici. Malgrado questo, nemmeno per gli americani e i loro alleati le cose furono facili. In un certo senso, il successo del progetto Manhattan fu un vero e proprio miracolo, perché riuscì a mettere insieme una serie di condizioni fondamentali in un arco di tempo molto ristretto. Tanto per cominciare, ci voleva un gruppo iniziale di scienziati brillanti e decisi, coesi tra loro, e tra quelli una persona geniale come Enrico Fermi, che era allo stesso tempo un grande fisico teorico e uno sperimentatore. Poi ci voleva il pieno supporto del governo centrale e gli scienziati americani lo ottennero il 9 ottobre 1941, ossia ancora prima che verso la fine di quell'anno gli Stati Uniti fossero trascinati in guerra dall'attacco giapponese a Pearl Harbor. Servivano un potenziale industriale, risorse economiche e manodopera senza limiti, e per quello bisognava soltanto che l'impareggiabile locomotiva americana prendesse a girare a pieno vapore. E infine servivano innumerevoli altri scienziati e tecnici che si aggiungessero al gruppo di partenza. Una volta che le prime tre condizioni si realizzarono, le risorse umane necessarie cominciarono ad affluire a getto continuo. La direzione generale del progetto Manhattan fu affidata a un ufficiale brillante, il generale Leslie Groves, che aveva uno staff eccezionale, moderno e che pescava competenze dove più gli pareva. Tutte cose che non rientravano assolutamente nella mentalità di vecchi europei come i tedeschi. Pensate, nell'autunno del 1944, quando era ormai chiaro che le tecnologie nucleari tedesche non sarebbero servite ai nazisti per fare la bomba, ma che ben presto le avrebbero usate i futuri vincitori mettendo insieme le informazioni disponibili, Groves concluse che uno dei laboratori atomici tedeschi sopravvissuti, quello di Oranienburg, stava producendo uranio e torio arricchiti a un buon livello. La sua valutazione, storicamente dimostratasi assolutamente corretta, non era tanto che i nazisti potessero ancora procedere verso la bomba, ma che quei materiali avrebbero potuto finire molto presto, a guerra finita, in mano ai sovietici, perché Oranienburg era a nord di Berlino ed era chiaro che sarebbe stata Mosca a impadronirsene. E allora, per impedire che i russi si ritrovassero tra le mani il lavoro necessario per giungere all'atomica, Groves convinse direttamente il capo di stato maggiore dell'esercito, il generale Marshall, a ordinare un bombardamento aereo massiccio dell'installazione. Il 15 marzo del 1945, a poche settimane dalla fine della guerra, con i sovietici appena a un centinaio di chilometri, 612 bombardieri B-17 lanciarono sulla zona 1500 tonnellate di bombe. Quando il mese dopo i sovietici arrivarono ai laboratori di Oranienburg, trovarono poco più che macerie. Insomma, quelle degli americani erano capacità che i nazisti nei loro piani non potevano nemmeno sognarsi, come abbiamo visto nell'autunno del 1942, quando l'alleanza tra Germania, Giappone, Italia e altre dittature fasciste era al massimo della sua fortuna militare,
a Berlino erano convinti che l'atomo non sarebbe diventato qualcosa di pratico per diversi anni ancora. Dall'altra parte dell'oceano, a Chicago invece, il 2 dicembre di quello stesso anno, Enrico Fermi e un nucleo di eccellenti scienziati ottenevano la prima reazione nucleare artificiale della storia, usando il reattore CP1, meno di 6 mesi dopo che il reattore sperimentale tedesco di Lipsia era andato a farsi benedire nell'esplosione che vi ho raccontato prima. Un passo fondamentale per arrivare a disporre dei primi ordigni nucleari della storia, basati sulla fissione dell'isotopo U-235. Mi piace ricordare che nella squadra di Fermi a lavorare a Chicago a quella prima reazione nucleare artificiale stabile e utilizzabile dal punto di vista industriale c'era una donna, da poco laureatasi in fisica, la 23enne Leona Woods. Già da solo questo fatto ci dice quanto l'America di Roosevelt fosse agli antipodi del nazismo, anche nei modi con i quali venivano selezionate le persone chiamate a lavorare al progetto Manhattan. Quanto Woods si trovasse in una posizione non adeguatamente riconosciuta, si muoveva in un contesto nel quale, malgrado fosse donna, poteva lavorare a una cosa ritenuta a quel tempo decisamente da uomini. L'esito finale fu quello che sappiamo. Il 16 luglio del 1945, nel deserto del Nevada, esplodeva la prima bomba atomica della storia, sotto lo sguardo terrorizzato e rapito al tempo stesso di Robert Oppenheimer e dei suoi colleghi. Ecco quel momento decisivo della storia in una scena del film Fat Man and Little Boy, realizzato nel 1989. Questa dunque è la realtà storica sui progressi e sui gravi limiti che il regime nazista incontrò nei suoi tentativi di arrivare alla liberazione dell'energia atomica. Una storia che è stata ricostruita, tra l'altro, in maniera molto avvincente e storicamente rigorosa da Roberto Mercadini nel suo libro Bomba Atomica, che vi consiglio. Però tutto quello che abbiamo visto non può essere separato da un altro aspetto. Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale si generò quasi immediatamente una serie infinita di voci su mirabolanti progetti militari nazisti mai portati a termine, molto più tremendi dei missili balistici a lunga portata o degli aerei a reazione in grado di sfiorare il muro del suono. Ben presto saltò fuori una serie di storie sul fatto che i dischi volanti, la grande novità della fine degli anni 40, li avessero inventati proprio i nazisti, ma quelle che ci interessano oggi sono in particolar modo le leggende sulla bomba atomica hitleriana. E per questo voglio farvi conoscere un giornalista italiano, Luigi Romersa. Nato nel 1917, tra il 43 e il 45, dunque sotto la cosiddetta Repubblica Sociale Italiana, collaborazionista con i nazisti, egli fu un propagandista ferreo dell'alleanza assoluta con la Germania e per questo, a fine guerra, fu processato. Il 25 maggio del 1945 fu condannato dal Tribunale di Brescia a 15 anni di carcere per collaborazionismo. Naturalmente fece appello e fu a quel punto che si servì di una strategia difensiva molto particolare. I suoi articoli scritti sotto la Repubblica Sociale non erano apologia di nazismo, disse, ma frutto di inchieste corrispondenti in tutto e per tutto alla realtà dei fatti. Davanti alla Corte d'Appello di Brescia nell'estate del 1946 raccontò che il comandante delle forze armate repubblichine, il maresciallo Rodolfo Graziani e addirittura lo stesso Mussolini, ai primi di ottobre del 1944 lo avevano incaricato di andare in Germania con la scusa di condurre alcuni reportage giornalistici, ma in realtà per accertarsi della realtà delle superarmi tedesche e al rientro riferire direttamente al Duce. Il 12 ottobre del 1944, così ovviamente è Romersa che racconta ai giudici, sull'isola baltica di Rügen aveva assistito all'esplosione sperimentale di una devastante bomba disgregatrice, dopo aver indossato una speciale tuta protettiva antiradiazioni. L'esplosione, secondo le sue dichiarazioni, aveva provocato danni
per un raggio di 2 km. Insomma, da quei toni usati secondo la difesa di Romersa, quella dell'isola di Rügen era stata una specie di prototipo dell'atomica. Insomma, sosteneva di non essere stato né un millantatore né un volgare propagandista, ma un cronista della realtà dei fatti. Non è chiaro se Romersa abbia vinto quel processo d'appello, ma comunque per tutti i criminali di guerra nel 1947 era già intervenuta l'amnistia e dunque probabilmente quella strategia avvocatizia fu superata dagli sviluppi politici che nel frattempo si erano verificati. Ciò non vuol dire che Romersa, a prescindere se davvero nell'ottobre del 44 avesse visto qualche test bellico, abbia poi rinunciato sui rotocalchi a scrivere lunghe serie di articoli sulle Wunderwaffen nazista. Ciliegina sulla torta, eccolo, nell'estate del 1952, con la quasi bomba atomica che diceva di aver visto scoppiare, ormai forse un po' fuori moda, riprendere sul settimanale milanese Tempo l'idea che i dischi volanti, tanto di moda in quegli anni, fossero parte della serie di super armi iniziate con la V1 e la V2. In realtà Romersa per lunghi anni si fece aperto promotore di una delle versioni principali della leggenda degli UFO nazisti, cioè quella secondo cui l'ordigno portentoso, il disco volante nazista, si sarebbe chiamato V7. A ben vedere, anche in quel caso, non faceva altro che riprendere a uso dei lettori italiani invenzioni apparse poco tempo prima, sempre nel 52, sui rotocalchi tedeschi e francesi, quindi non aveva inventato e sicuramente non aveva visto nulla del genere. Avere le idee chiare sul fallimento della fisica nucleare tedesca sotto il nazismo, forse, ci può aiutare anche a fare qualche riflessione finale, magari di portata un po' più generale. E infatti, attraverso storie come questa, qualcuno potrebbe farsi un'idea discutibile su come andò a finire la Seconda Guerra Mondiale. Questa storia è istintivamente legata da una parte del pubblico alle superarmi che Hitler sarebbe stato sul punto di mettere in campo nel 1945, quando tutto per lui sembrava perduto. Ecco, secondo questo modo di ragionare, il programma dell'atomica e delle altre superarmi sarebbe arrivato, per così dire, troppo tardi. Se ci fosse stato più tempo, le sorti del conflitto si sarebbero rovesciate in maniera teatrale. Nella realtà storica è proprio all'opposto. Gran parte delle idee dei tedeschi sulle superarmi non arrivarono troppo tardi, ma troppo presto. Certo, le V2, l'aereo a reazione, erano grandi innovazioni, ma la tecnologia dei motori dei jet erano troppo nuove, così come erano appena agli esordi molte tra le componenti tecnologiche usate dalle nuove armi. Le V2 erano missili altamente imprecisi, utilizzabili soltanto per terrorizzare le città, ma inutili per dare una svolta strategica al conflitto o per fermare gli eserciti anglo-americani e quello sovietico. Quello che i tedeschi non erano in grado di fare era proprio ciò che invece si rivelò decisivo, cioè produrre su scala colossale sistemi d'arma non eccezionali, ma realizzati senza alcuna limitazione, in impianti industriali sicuri dai bombardamenti e gestiti secondo criteri di massima razionalità. Alla fine, a parte il resto, ciò che mancò ai nazisti fu proprio questo, non soltanto la scienza, ma anche l'industria, i tecnici, gli spazi immensi e nascosti nei quali potevano invece disporre gli americani al di là dell'oceano. La loro sconfitta, dunque, grazie al cielo, era ineluttabile. La dispersione dei fondi economici, dei tecnici, degli scienziati verso sistemi esotici, a volte improbabili, non portò a nessun vero vantaggio strategico. E dunque non fanno eccezione i tentativi che i nazisti fecero per arrivare alla bomba atomica. E se anche fossero riusciti a costruire un reattore nucleare paragonabile a quello americano o a progettare una bomba simile a quella fatta esplodere per la prima volta il 16 luglio del 45 nei deserti dell'Ovest americano, nemmeno questo sarebbe bastato. La potenza industriale e organizzativa di Washington aveva reso possibili gli enormi impianti industriali per la separazione degli isotopi, lontani da eventuali attacchi aerei. Oggi argomentare che i tedeschi con le Wunderwaffen e un'inesistente bomba atomica potessero
dovessero vincere, mentre tutto indicava il contrario, è davvero insostenibile. E lo è non soltanto perché va contro tutta l'evidenza documentaria e le valutazioni di miriadi di storici militari e della scienza, ma anche per un altro motivo. Chi ritiene plausibili queste cose, magari senza volerlo, ragiona in un modo per certi versi molto simile a coloro che pensano che dietro la storia ufficiale ci sia una storia occulta e siano sempre a portata di mano soluzioni alternative degli eventi storici, delle incredibili faccende nascoste che una volta rivelate ci farebbero guardare al passato in un modo del tutto diverso. Beh, non è così. I tedeschi erano appena ai primi passi da compiere per arrivare a qualcosa di simile a Hiroshima e Nagasaki, e lo erano perché, contrariamente alle idee folli che li dominavano, si trovavano a fronteggiare società, cultura, scienza e tecnica infinitamente più efficienti, quelle delle democrazie occidentali che loro disprezzavano e che invece fecero vedere con terribile, lacerante evidenza ciò di cui erano capaci. E io vi ringrazio per essere stati con me, ringrazio i naviganti che ci aiutano a realizzare questo e tutti gli altri contenuti che condivido qui e sugli altri miei social, sbarcando sulla mia isola del mistero, la mia pagina Patreon. Ecco, oggi anche voi potete sbarcare sull'isola aiutandoci a raggiungere nuovi traguardi e a mettere in campo nuovi progetti. E guardate che basta davvero poco, è l'equivalente di un caffè, di una pizza. Facendolo avrete accesso a moltissimi contenuti esclusivi, dietro le quinte del mio lavoro, tecniche di indagine sui misteri, miei antichi spezzoni televisivi che commenteremo insieme, trucchi svelati, documentari, e poi risponderò alle vostre domande e molto altro ancora. Potrete inoltre entrare in una chat segreta dove oltre a me si trovano tanti altri naviganti e potete leggere i loro nomi nella sigla di questo episodio. Magari presto potrebbe esserci anche il vostro. E dunque venite su Patreon, vi aspettiamo. Per finire, vi ricordo ancora il mio libro, naturalmente, geniale, che per fortuna continua a piacere moltissimo e a raccogliere tanti apprezzamenti da parte dei lettori. Vi segnalo che lo presenterò presto anche a Book City a Milano a novembre e al Festival della Scienza di Roma, sempre a novembre. Se ancora non l'avete letto, quindi vi invito a farlo, vi aspetta un viaggio davvero sorprendente. Per ora noi ci fermiamo qui e ci rivediamo venerdì prossimo, sempre alle 13:30, con un nuovo straordinario episodio di Strane Storie. Lo sa, ho sempre sognato di fare il guardiano di un faro. Guardiano di un faro? Beh, è un lavoro molto impegnativo. Pensi che mi avevano offerto un posto in Finlandia? Ah, perché non ha accettato? Ma che domande, mica sono matto. Perché mai? Ma provi lei a stare sveglio 6 mesi ininterrottamente.